Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono felicissima perché proveremo insieme le novità Mulac, la collezione MILF. Allora ragazze, io non ho preso tutto, diciamo, il bundle perché il rossetto MILF ce l'avevo già, ma ho preso il MILF Magic Potion che è un siero illuminante idratante, il pack è tutto così, di questo colore. Appunto, che caratterizza Rossetto MILF, bellissimo. E questo è un siero 97% di origine naturale col 5% di fiori di Sakura. Ve lo faccio vedere. Nella boccettina di vetro. Eccolo qua. E questo, oltre ad idratare, è anche un siero anti-age da usare sia la mattina sotto appunto il make-up o anche la sera. E contiene 30 ml di prodotto. Poi ho preso le ciglia finte Sognami, eccole qua, bellissime, che sono caratterizzata da una lavanda che è trasparente questa volta, quindi meglio perché risultano più naturali. Ho preso due rossettini, ho preso Monster, che è quello con la nuova texture, è una texture più cremosa, e dopo andiamo a provare. Così. E poi ho preso Big Mama, che è quello matte. Ci sono due matte e due con questa nuova texture. L'altro matte era Milk, ma io ce l'ho già, e ho preso Big Mama, che mi piace molto come colore. Eccolo qui. E poi, ovviamente, ragazzi, cosa volete fare? Cioè, il centro di questa collezione, la palette occhi Milk. Esattamente come l'altra volta per la palette My Beauty Suite, ha la stessa dimensione e contiene gli stessi ombretti che sono appunto 15 ombretti. La palette è sempre in cartone, ha lo specchio e i colori questa volta sono questi. Rispetto appunto ai My Beauty Suite è molto più particolare, la trovo una palette perfetta per questa stagione autunnale, ma anche per le feste che arrivano per il Natale. C'è dentro questi rossi, questo verde, che sono dei colori belli, insomma, che escono un po' dagli schemi, no? È caratterizzata sempre dallo stesso discorso della My Beauty Suite, cioè questa fila centrale, sono tutti gli shimmer con i glitter, pigmenti pressati, poi ci sono degli ombretti con delle nuove texture, mi sembra questi satinati, ci sono gli opachi, devo dire che è molto particolare come gamma colori. Allora, iniziamo con l'applicazione del siero. Un profumo di molto floreale. Questa sera appunto dovrebbe andare a illuminare, idratare e contrastare anche i processi di invecchiamento della pelle. Sì, diciamo che poi una volta applicato questa profumazione non si sente più, perché all'inizio sembra un pochino fortina. Ok. Siero applicato. Allora, adesso vi metto in velocità la base, perché tanto non ho novità Mulac, quindi uso altri prodotti. Vado ad utilizzare il correttore di Charlotte Tilbury, il Magic Away. Come fondo applico quello di Elf nella colorazione Sand. Eccomi qui ragazzi, ho skippato un po' i passaggi, ho semplicemente fatto le sopracciglia, ho fatto un po' di contour, ho messo un po' di blush, ho messo la matita labbra di Mulac, la Kali Nude, mentre per quanto riguarda le sopracciglia ho usato la matita di Elf, per quanto riguarda il contour e il blush ho usato i prodotti di Nabla. Ma concentriamoci sugli occhi, quindi volevo fare un trucco
Mamma mia, questo verde è pazzesco, però anche questo colore qua è molto particolare. Ok, volevo fare un trucco un po' freddo, cosa che a me non... sono più per i toni caldi, però volevo provare. Direi di fare più look, quindi iniziamo con uno un po' più freddo. Vado a prendere questo colore che si chiama Cold Nights. E lo vado a mettere qui, che è praticamente un grigio. Aspettate che zoom un pochino. Ecco, se vi dovessi dire un colore che a me proprio non piace, è il grigio. Cioè, proprio... Però vorrei provare un trucco un po' diverso. Quindi vado a fare questa ombreggiatura. Così. Vado un po' a smorzare i colori con Papi, quest'altro colore. Quindi vado a scaldare un pochino. Devo dire che già così mi piace un sacco. Dopodiché vado a prendere questo colore che si chiama Donna e lo vado a mettere sul primo tarso. Che bello. Vado a mettere qua sull'angolo interno. Bellissimo. Veramente stupendo. Troppo, troppo, troppo bello. E poi vado a prendere Illusion, che è questo colore qui. Sempre col di... sempre col dito, mamma mia, ragazzi. Pazzesca. Vado a metterlo lo stesso faccio di qui. Scrivenza, ragazzi, pazzesca. Come solito. Grazie. Sono dei colori molto particolari questi qui, eh. Non sono il mio, diciamo, standard di make-up, però devo dire che non mi dispiace affatto. Ma siccome voglio dare un tocco un po' più particolare, vado sotto, nella rima sotto, e vado ad applicare questo Hot and Spice. Spicy. Che qui che scrivenza, raga, mamma mia. Sfumo un pochino. E vado a intensificare un po' l'angolo esterno qui con un colore un po' più caldo, quindi vado a riprendere Papi. Che bello. Andiamo ad applicare le ciglia finte. Vi volevo far vedere da vicino le ciglia, che ovviamente, ragazze, sapete che vanno tagliate, a meno che non abbiate un occhio gigante, ma come vedete hanno una banda trasparente e sono molto molto flessibili. E voilà, ciglia applicate, mi piacciono veramente veramente un sacco. Guardate. Sapete che io anche qua non sono una fan delle ciglia finte, sono consapevole che rendono l'occhio molto molto più bello, però vi dico la reale verità, io tutti i giorni non le porto, vado di mascara, però mi piacciono veramente un sacco. Andiamo col rossetto e a questo punto non so se applicare Monster, che è quello nella nuova
formula che si chiama, aspetta che lo dico, si chiama Cream Lastic o l'altro Big Mama, però io direi di stare più sul nude, quindi vado ad applicare Monster. Molto scorrevole, il colore è più freddo rispetto a Milf, ovviamente cambia la texture perché questo non rimane opaco. È bellissimo, è molto confortevole sulle labbra, diciamo che di solito i rossetti Moloch sono un po' duri nella stesura, meno gli opachi, e devo dire che mi piace anche il colore, e con questo make up secondo me si sposa il tutto molto molto bene. Questo è il primo look, ma passiamo al secondo. Eccoci ragazze, ma passiamo al secondo look. Ho tolto il look di prima e andiamo a prendere questa volta dei colori molto più caldi, secondo anche più le mie corde. Quindi direi di prendere come primo colore After Sex e lo andiamo ad applicare la piega. Dopodiché vado a prendere Papi e intensifico. Prendo un po' anche di questo colore satinato che si chiama Hand Horny, per riscaldare un po' il tutto, bellissimo questo colore. Ok. Vado ad applicare Milky Way, questo color burro, all'inizio. Bellissimi anche gli opachi, troppo troppo belli. Mentre sulla parte del primo terzo applico Touch Me, questo colore che adoro, i miei colori preferiti sono questi. Questi champagne. Bellissimo. Mentre sulla parte finale vado con Milf, quest'altro colore spettacolo. Bellissimo, questi molti riflessi. E vado a mettere. Nella rima sotto questa volta vado ad applicare questo colore qui, per dare un po' di contrasto, quindi il verde, che si chiama Ribelle o Rebel, non so. Ok, applico qui giusto un punto luce, wow, guardate. Applico le ciglia finte e torno da voi. E voilà, ciglia applicate. Adesso andiamo ad applicare invece come rossetto la colorazione Big Mama. Eccomi qui ragazzi, questo è il risultato finale del secondo look col rossetto che indosso, quello opaco che si chiama Big Mama. È molto bello e secondo me adattissimo in questo periodo autunnale, invernale, è abbastanza scuro ma non esagerato e il look occhi mi piace un sacco. Zoom un attimo così posso vedere. Bellissimi questi colori, ho deciso appunto di fare sempre un contrasto. Ho fatto un po' dei look che non faccio abitualmente, diciamo così. E niente ragazzi, direi che il video si può concludere. Fatemi sapere se vi piace di più il look 1 o il look 2, quello più freddo o quello più caldo. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!